Quindi siete al rione del porto e avete scelto la locanda. Il generale ubriaco è una locanda nanica, soffitti bassi, tavoli piccoli e boccali enormi, sempre ricolmi di birra. Florian Pino Selvaggio è l'unico presente ad avere il volto glabro, lunghi capelli lisci e le orecchie a punta. Identificarlo è semplice. No, non può essere lui. Perché no? Ah, state parlando con la spada, è vero, la spada la faccio sottovoce, così capite che è la spada maledetta che vi parla. No, non può essere lui. Perché no? Alla pancia! Abbassi lo sguardo sul ventre dell'elfo e ti accorgi che Evremondo ha ragione. Una flaccida e prominente pancia che tende il tessuto della blusa e sposta la cinta dei pantaloni in basso. E non è tutto. Ha anche le guance pienotte e un accenno di pappagorgia. Sì, è vero, non può essere lui. Saluti l'oste e gli dici che stai cercando Florian Pino Selvaggio. Lui ti guarda come se fossi l'idiota e indica l'elfo grasso. Va bene, è lui. Mi piacerebbe poterlo studiare. Nel senso di parlarci? Nel senso di vivisezionarlo. Ti avvicini al suo tavolo. Sta bevendo birra e raccontando quella che, a sentire i commenti dei suoi commensali, sembra un'impresa amorosa molto molto divertente. Tossisci forte per attirare l'attenzione e ti presenti. Salve, sono Prudenzio Guardapolli. Il tonante scoppio di risate soverchia il resto delle tue parole. Perché ti ostini a usare il tuo nome? Perché è il mio nome. Va bene, però lascia perdere, Pivello, sei senza speranza. Quando l'ilarità diminuisce, e ci vuole parecchio tempo, riprendi il discorso. Mi è stata affidata una missione per conto del re e vorrei che ti unissi a me per portarla a termine. Vi ricordate la missione che vi era stata affidata? Non è una missione per conto del re, semplicemente l'esattore delle tasse del re è scomparso. Dovete ritrovare l'esattore, una roba molto blanda. Florian ti guarda sogghignando. Se vuoi invitarmi a uscire, almeno prima offrimi da bere. I nani intorno a lui riprendono a ululare dalle risate. L'elfo ti fa l'occhiolino, poi diventa serio e alza le mani verso i suoi amici. Su, su, datevi una calmata. Basta prendere in giro questo povero PG. Ti osserva. Potrei unirmi a te in questa missione per conto del re, però prima tu devi dimostrarmi di avere lo stomaco necessario per portarla a termine. Cosa hai in mente? Florian guarda i suoi amici e poi tutti insieme urlano scandendo le parole. Sfida della grande bistecca nanica. Questa non me l'aspettavo. Una bistecca da 2 kg, una pinta di birra e un quarto di torta del minatore. Il primo che mangia tutto vince. Oh, pensavo peggio. Peggio? Pensavo fosse simile alla sfida della grande bistecca orchesca. E come può essere peggio questa? Lì c'è anche la frutta. Volete accettare la sfida oppure volete tornare un'altra volta? Quindi, accettate la sfida di Florian di mangiare tutta la bistecca? Oppure decidete che non è il caso? Accettate la sfida. Ve ne andate. A voi la scelta. Vi ricordo che è un elfo con una pancetta molto prominente. Ragazzi, la vita è vostra. Siete voi che deciderete come portarla avanti o perderla irrimediabilmente. Oh, Mazzer, buonasera! Cincina a te, alla salute. Ok, essere Prudenzio, ma non pusillanimi. Ok, però... Oh, raga. Lo stomaco è vostro. Decidete voi se volete rimettere anche l'intestino tenue. Il pelo della Lily. Preso al volo. Magari serve tipo per metterci alla prova. Bnoz? No, non avevate scelto forza. Avevate scelto intelligenza e carisma. Bene. Il 79% di voi vuole accettare la sfida. Vedremo un po' se avrete fatto bene oppure no. Accetti la sfida. Tutti i presenti si alzano in piedi entusiasmati.
Sistemano due tavoli e due sedie al centro della locanda, preparano la griglia per la carne dentro a un grande camino e spargono la voce per le strade limitrofe. È un vero evento. Non potendo fare altro, tu ti siedi su uno sgabello accanto al bancone e fai compagnia a Cannolo, il vecchio cane dell'oste che ti appoggia il muso su una gamba e ti fa capire di adorare le lunghe grattate dietro alle orecchie. L'animale rimane docile a godersi le tue attenzioni finché annusa un odore interessante nell'aria. Scodinzola e punta con sguardo languido un nano che sta passando di fronte a voi. È uno di quelli che erano al tavolo con Florian. Ha entrambe le braccia occupate da un vassoio su cui è posato un dolce alto più di 4 dita e coperto da una densa glassa grigia. «È quella la torta del minatore?» chiedi. «Esatto, Gambalunga, l'hai mai mangiata?» Gli rispondi di no. E lui sghignazza in modo poco rassicurante. «Con che cosa è fatta?» chiedi. «Sono 3 strati di pan di Spagna intervallati da crema e da altra glassa, il tutto arricchito da scaglie di cioccolato incastonate come pepite. Sembra buona. E anche fatale, probabilmente. Ne vuoi assaggiare un pezzo?» Cannolo guaisce di sì. «Vuoi assaggiare la torta del minatore? Pensi sia meglio evitare, vista la sfida imminente?» O prendi un pezzo di torta e lo dai a Cannolo? Quindi, assaggiate la torta, rifiutate, visto che fra poco avete la sfida, rifiutate, ne date una fetta a Cannolo. Ci sta solo canno, ma sarebbe cannolo. Non ci sta tutta la frase. Sono pochi caratteri disponibili. Polpi Paul, buonasera! E siamo arrivati a 10. Non scrivo mai, ma sono un lurcherino fedele. Grazie, Polpi Paul, per essere un lurcherino fedele. Bentornato. Grazie per questi 10 mesi. Bello, buonasera. Ole, ma salve! Green peace and love tonight. Verde pisello, pistacchio, fava. E la fava che si mangia. Molto bravo perché potevamo pensare male. Invece, c'hai assolutamente corretto. Povero Cannolo. Perché volete dare una fetta a Cannolo? Oh, Moses. Ma cosa dici, sciocchina? Va bene. Quindi il 62% di voi vuole dare una fetta a Cannolo. Ok. Non siete brave persone, vero? Dubiti che l'oste la prenderebbe bene se sapesse che vuoi dare un pezzo di dolce al suo cane. Quindi annuisci e fingi di accettare l'assaggio per te. Il nano appoggia il vassoio sul bancone ed estrae un lungo coltello dalla cintura. Taglia una fetta sottile, te la porge e ti fa l'occhiolino. La prima volta non si scorda mai. Poi riprende a ridacchiare in tono canzonatorio e si allontana. Controlli che nessuno ti stia guardando. Abbassi la micro porzione verso Cannolo e gliela fai mangiare direttamente dalla mano. L'animale la divora senza esitazioni. Ti lecca le dita alla ricerca delle briciole. Molla un peto silenzioso ma estremamente puzzolente e poi si allontana felice, con il muso ancora sporco di crema. Oh, un silenzioso peto felice. Che cosa carina. L'oste suona una campanella e i nani presenti accerchiano i 2 tavoli messi uno di fianco all'altro al centro della stanza. Su quello di destra è appoggiato un segnaposto con scritto «Campione». Su quello di sinistra, il modulo che solleva la locanda da ogni responsabilità in caso di decesso. È molto simile a quello della Gilda. Finita questa playlist, mettiamo... Vediamo questa com'è. Ci sta, l'importante è che sia chill. Ai miei tempi non c'era... Ah, questa è sottovoce, scusate, è la spada. Ai miei tempi non c'era nulla di tutta questa burocrazia. Se morivi, venivi dato in pasto ai cani e tanti saluti. Ringraziamo il progresso, allora. E perché mai? Credi che firmando quel modulo avrei una morte più piacevole? Oppure pensi che se muori puoi tornare indietro, fare scelte diverse e vedere che succede? Mi dispiace dirtelo, Pivello, ma se muori, muori. Per cui tanto vale diventare cibo per cani, no? La riflessione di Evremondo viene interrotta dall'arrivo di Florian, osannato a gran voce come se avesse già trionfato.
L'elfo cammina tra la folla che si allarga di fronte a lui. Raggiunge il tavolo e con fare cerimonioso e teatrale estrae dalla tasca della sua blusa un coltello e una forchetta, decorati con rune brillanti. «Avete le posate elfiche fabbricate in cianina? No, in ciaina?» China. È scritto proprio C-I-A-I-N-A. China. Mi trolla questo libro. Se avete le posate elfiche fabbricate in China e vuoi scambiarle con quelle di Florian, non le avete. Altrimenti va al 69. 69? Non promette bene. Matvan! Matvanita, grazie per la risav! Ciao Sara, ti dico che Fabula Ultima, fatto dai ragazzi di Indie Games, è stata una figata pazzesca. Vedrò mercoledì. Mercoledì c'è la one shot che facciamo sul canale di Intel dove masterà The Gobbies. Non vedo l'ora. Infatti non so se avete visto la schedule di questa settimana, ma mercoledì pomeriggio infatti l'ho messo... Cioè ho messo che non sono live perché sarò live sul canale di Intel. Quindi poi ci vediamo la sera, faccio live in la sera. Yeah. L'oste e due garzoni trasportano le pietanze e le dispongono con ordine di fronte a voi. Guardandole, hai l'impressione che non riusciresti a digerire nemmeno in una settimana. Però scacci via subito quel pensiero e ti obblighi a concentrarti su un boccone alla volta. Un altro suono della campanella e la sfida ha inizio. Mangi la carne più in fretta possibile, mastichi il boccone solo due volte e poi lo ingoi veloce. Ma nonostante l'impegno, ti trovi presto in svantaggio. Le sue posate sono affilate, tagliano la carne come se fosse burro, mentre tu perdi tempo a infilzare e a segare ogni porzione. Effettua un tiro su forza. Destra o sinistra? Io in una zona ricca di Milano? No. La zona ricca è il centro. Destra. 7. Se ottieni dall'8 in su vai al 4, altrimenti vai al 235. E 235 sia. La prima metà della bistecca è facile da mangiare. L'energia che consumi per tagliarla contribuisce al tuo appetito e la carne ha un sapore squisito. È magra, tenera, ben cotta fuori e rossa al centro. La seconda metà è una battaglia di volontà. Il tuo stomaco ti dice «Vacci piano, bello, qui lo spazio scarseggia». La tua mente ti grida «Fermati, stupido, sarò costretta a ordinare un'evacuazione di emergenza». Eppure tu continui, i muscoli della mascella indolenziti e gli addominali contratti per trattenere i conati. Lanci occhiate furtive verso Florian e ogni volta ti penti di averlo fatto. La sua espressione è tranquilla, dichiara superiorità. Mangia e si permette addirittura di gigioneggiare con il pubblico. Non beve la sua birra e immagini che sia una strategia. Probabilmente teme che il gas possa riempirlo troppo presto. Sei poco lucido per esserne certo, ma decidi comunque di imitarlo. All'improvviso i nani intorno a voi esplodono in un applauso festoso e capisci che Florian ha finito la sua bistecca prima di te. Dannazione. La bistecca? Ma non la birra, giusto? Ti restano pochi bottoni di bistecca nel piatto. Li mangi in fretta, senza quasi masticarli. E appena li finisci, senti un bisogno disperato di bere qualcosa. Ti avventi sulla birra come un naufrago su un tronco galleggiante. Ma scopri che ormai è diventata calda. Se hai una bustina di Biancaneve, vai al 120. Una bustina di Biancaneve? No. Raga, perché non avete niente? Cioè, quali tipo di giri dovevate fare prima di andare alla locanda? Cioè, non avete niente. Niente di tutto quello che serve. Bere la birra calda è difficile e anche un po' disgustoso. Ti stupisci di come in una locanda di nani possa essere perpetrato un simile sacrilegio. Però Florian se la sta scolando senza proteste. Non hai tempo di lamentarti. Effettua un altro tiro in forza. Destra o sinistra? Però aspetta, scusami. No, allora facciamo che i dadi li tiriamo con l'app. Facciamo che tiriamo i dadi con l'app, guys. No, perché, cioè, vedo che... Cioè, per dire, adesso ho aperto, né a destra né a sinistra riuscivate a fare il tiro almeno di 8, quindi... ok, dice roll. Facciamo così. Dice roller, perfetto.
Vediamo se riesco a mettervi l'immaginina dello schermo in piccolino. Sì. Facciamo così. E poi così. E così. E così. Ok. Almeno tiro, cioè, vi tiro due dadi decenti, perché sennò dai. Quindi, sono 2 di 6. Tre più due, 5. Sì, ma fa cagare il tiro così, dai, scusami, fallo rollare, cos'è? Che roba brutta. 2 di 6. Oh, ma esiste uno che fa rollare effettivamente i dadi? Niente. Che tristezza, veramente. No, vabbè, il tiro ormai è fallito. Sto solo cercando un tiratore di dadi che effettivamente tiri i dadi. 3D. Così. Oh. Proviamo. Dai, più bellino. No, veramente, una tristezza. Scusami, come faccio a tirare un D6 però così? Clear. Un D6. Ah, ok, ok, ok. Dai, così è più bellino. Vai, ho trovato il roller di dadi fisici. Se no mi mette tristezza. Meglio questo. Vabbè, comunque il tiro l'avete fallito in ogni caso. Quindi, c'è 247, avete fallito il tiro in forza. Bevi la birra troppo velocemente e senti subito la bistecca tornarti su lungo l'esofago, in cerca di rinnovata libertà. Ti metti la mano davanti alla bocca per tentare di bloccare l'evasione, ma è un rimedio ben poco efficace. Vomiti, vomiti e vomiti ancora. Sembri la tipa dell'esorcista, Pivello. Riesci anche a girare la testa a 180 gradi? Vomiti di nuovo. Trascorrono alcuni istanti di silenzioso ribrezzo. Poi tutti scoppiano a ridere. Florian ti si avvicina, stando attento a non sporcarsi. Non hai la tempra dell'avventuriero, ragazzo, mi dispiace. Ti dà una pacca sulla spalla. Prima di andartene ricorda di pagare il conto, mi raccomando. Come? Rantoli. Chi perde paga, non te lo avevo detto? Alzi la testa, incroci lo sguardo dell'oste e vedi il tuo futuro. Niente armature, avventure o gesta eroiche. Solo grembioli, servizio ai tavoli e pulizia dei pavimenti. A partire dal tuo vomito, ovviamente. Essere un apprendista falegname non è poi così male dopo tutto. Rip. Siete morti. Rip, Prudenzio Guardapolli. La tua vita è stata breve ma intensa. Che bello, è finita vomitando. Bene, ora che avete fatto abbastanza cacate oggi, colpa mia? Chi è che ha voluto andare subito alla locanda? Colpa mia, ma sentili. Benissimo, allora. Vi propongo altri posti dove andare. Facciamo che vi riporto a Rione del... cioè, a Rione del Porto. È inutile che vi faccia ricominciare da capo perché la prima parte era di introduzione. Siete morti male. Quindi, Rione del Porto, centro di addestramento animali, birrificio 7 nani, mercato nord, mercato sud, mercato ovest. Tempio di Kappan, casa di Valeriana, laboratorio di Quarco. Ma allora, Tempio di Kappan, casa di Veriana, laboratorio di Quarco. Facciamo che vi do scelta tra questi. Quindi, Tempio di Kappan. Casa di Veriana, laboratorio di Quarco. Poi, che altri posti avete? Piazza Mano di Pietra. E Antro di Madama Cassandra. Poi ci sono altri posti, ma per ora fate andare bene questi. Ok, votate.
No, la taverna ve l'ho tolta per il momento. Ci tornerete poi. Troppo chill questa musica. Dopo potete andare ai mercati. Con quali soldi tanto, Nelka, volete andare ai mercati? Non avete soldi, ha poco senso al momento andare ai mercati. Colpa di quell'app? Avete fatto tutti i tiri brutti in realtà. L'idea è stata mia di andare alla locanda, ma quando mai? Prova a refreshare, Tony, vedi se ti esce il voto. È la prima volta che in un GDR muoio in una taverna, mangiando troppo, tra l'altro. Che poi, no, tecnicamente non siete morti, ma siete... Cioè, avete preso il finale brutto. Laboratorio di Quarco. Ah, ok, quindi laboratorio sia. Ci porto subito. Segui le indicazioni della mappa fino a raggiungere la zona ovest del rione del porto. Un quartiere popolare composto da malandate abitazioni di legno e piccole botteghe artigiane. Al limitare esterno, proprio a ridosso delle mura cittadine, c'è il laboratorio di Quarco Sangue Furioso, una baracca squadrata costruita con assi di recupero. Più che lo studio di un mago, sembra una rimessa per carrozze o forse addirittura una stalla. E con ogni probabilità era questo lo scopo originale dell'edificio. Non ci sono finestre, solo un portone sul lato frontale. Ti avvicini e scorgi un foglio tenuto fermo da un pugnale piantato nel legno. È scritto con una calligrafia nervosa, esitante. Impieghi qualche istante per decifrarlo. Sono andato al mercato. Torno presto. Tutti voi maghi scrivete così male? No, al contrario. L'avrà fatto scrivere da qualche apprendista. Mentre leggi il biglietto, i cardini cigolano e ti accorgi che non ci sono catene, chiavistelli o serrature a tenere chiusa l'entrata. Non ci pensare nemmeno, Pivello. A cosa? Il laboratorio di un mago custodisce i segreti dei suoi studi. Nessuno può permettersi di violare la sua sacralità, nemmeno se invitato. Guarda che è aperto! Non ti azzardare a entrare! Se vuoi entrare nonostante l'ammonimento di Evremondo, vai al bla bla. Se non vuoi violare la sacralità del laboratorio di un mago, puoi aspettare il ritorno di Quarco e andare al 41. Quindi... entrate nel laboratorio. Nonostante il mago non ci sia. O aspettate Quarco. Your choice. Ciao Dani, buonasera. Sì, il vostro personaggio ha punti su intelligenza e su carisma. Quindi ruolatelo da tale, da persona intelligente e carismatica. Visto i precedenti ti aspetta. Ma io lo so che dovete sempre morire almeno un paio di volte prima di capire che che probabilmente continuerete a morire in quel modo. Ah, sei un apprendista di un mago, Nico. Si chiama Prudenzio. Certo, Prudenzio è intelligente e carismatico. Nelka però, sai, l'avete comunque... l'avete skillato su intelligenza e carisma. Improvvisamente tutti Prudenzio. No, vabbè, allora, la scelta della locanda in realtà non era stupida, perché in locanda si trovano sempre le informazioni, di solito. Il problema è che avete trovato l'elfo che vi ha sfidato. Saggi, saggi. All'81% di voi è improvvisamente cresciuto un po' di senno. Ci fa piacere. Quindi vi porto al 41, dove aspetterete con calma il signor Quarco, il mago. Ti appoggi con la schiena accanto all'entrata e attendi. Bravo, Pivello, hai fatto la scelta giusta. Sì, però che noia ora. Prendi un bel respiro per emettere un lungo e drammatico sospiro e le tue narici vengono riempite da un acre odore di bruciato. Che diavolo! Ti volti verso il laboratorio e vedi un fumo denso uscire dalla porta. Vuoi entrare o ti allontani?
Oh! È l'incendio, è un incendio quello che state annusando, chissà. Entrate o vi allontanate? C'è del fumo che esce dalla porta del laboratorio del mago. Ciao Alex Chen, buonanotte. Grazie per la compagnia. Riposo. Il mago ha cassato l'incantesimo da lontano. Palla di fuoco! Anche qua la scelta è easy. Chissà. Sento puzza di esplosione in tutti i sensi. Entro se non mi danno la colpa dell'incendio. Bah, tecnicamente voi non siete neanche entrati, quindi non vedo perché vi dovrebbero dare la colpa. Ma no, dai. Sono DM da 30 anni. Ma guarda, credimi, Cavol Quest ti può stupire, eh? Credo potrebbe stupire anche il DM più avvezzo, con più esperienza. Entrate. Ok. Vediamo un po'. Accetti la sfida. Quale sfida? Ma che sfida? Ma che dici? Ma dovevate entrare? No, aspetta. Ah, il 91, scusate. No, era andata al numero sbagliato. Che sfide? Di nuovo la carne? Ma come? No, déjà vu. Fiamme furiose escono dalla stanza sul retro dell'edificio. Vedi degli alambicchi e altri strani strumenti che non riesci a identificare per via del fumo. Non c'è più nulla da salvare qui dentro. Meglio allontanarsi prima che qualcuno ti dia la colpa. Quindi dovevate entrare subito. Torna alla mappa. Rip. Purtroppo il laboratorio del mago è andato in fumo. Quindi potete decidere di andare al tempio di Kappan. Quindi tempio di Kappan. Alla casa di Veriana. Il laboratorio di Quarco ha preso fuoco. La piazza Mano di Pietra. Per la locanda vi faccio aspettare ancora. L'antro di Madama Cassandra. Madama, va bene. E il centro di addestramento animali. Votate. Vediamo dove andrete. Sì, questa volta il buon senso era sbagliato. Assurdo. Sono felice, Luke. Siete caldi stasera? Come laboratorio del mago. La fortuna è dalla vostra, esatto. Cioè, prima avete messo il naso dove non dovevate e avete vomitato. Sto giro non l'avete fatto e ha preso fuoco un laboratorio. La fortuna è assolutamente dalla vostra. Chi sono io per dire il contrario? Andate a prendere un doggo come quello che avete avvelenato prima con quella torta? Ciao, buona. Sì, da un bel po'. Ben trovato. Hanno anche già fatto in tempo a morire e a fare un'altra run, i ragazzi. Non è un simulatore di vita reale. Guarda, Darkangelus, se vuoi io ti do la benedizione sull'esame di termodinamica. Cioè, te la do volentieri la benedizione. Non mi chiamo Paolo, però ti do comunque la benedizione. Io ti benedico. Giocando di ruolo, Italian Fox. Benvenuto se vuoi essere dei nostri. È un personaggio alla... Non so se conosci Guybrush Threepwood di Monkey Island. Ecco, avete un avventuriero e... Dovete cercare di fargli vivere un'avventura senza morire male. Quindi. Centro addestramento animali e centro SIA. Ci porto subito. Stiamo decidendo in che modo morire.
Il centro di addestramento animali di Silvano è nella zona est del rione del porto. Mentre cammini seguendo la mappa, ti domandi perché tu abbia deciso di visitarlo. È associato alla Gilda degli Avventurieri, è vero, e magari ci sono prodotti a prezzi scontati per i membri come te, giustissimo. Però nella situazione in cui ti trovi con una compagnia da formare, una missione per conto del re da portare a termine, forse era meglio concentrarsi su mete più utili. Alle volte sembra che nella tua testa ci sia qualcuno che prende le decisioni senza consultarti. Oibò. A ogni modo, ormai sei giunto a destinazione, per cui tanto vale curiosare un po'. Silvano è un druido corpulento con tanti peli in faccia e pochi capelli in testa. La sua barba rossa gli scende crespa sul petto fino a toccare la cintura, che stringe in vita una tunica di canapa grezza e spessa. Mentre ti avvicini vedi che prende lunghe boccate da una pipa e soffia fuori un fumo denso dall'odore dolciastro. «Ciao, fratello!» «Ah, scusate, voce strascicata!» «Ciao, fratello!» Ti saluta con voce strascicata. «Cosa ti porta a visitare la mia umile attività?» Ridacchia da solo e ti guarda con occhi arrossati aspettando la risposta. Chissà se ha la prescrizione medica per quello che sta fumando. «Sono un amante degli animali», menti. «Ho saputo dell'esistenza di questo posto tramite la Gilda degli Avventurieri e ho deciso di dare un'occhiata». L'uomo ti sorride e, barcollando, ti invita a entrare nell'ampio giardino che circonda la sua dimora. L'appezzamento di terra è suddiviso in piccole zone recintate, in cui molti animali di piccola taglia scorrazzano indisturbati. Vedi conigli, maiali, tartarughe, lucertole a due teste, scarafaggi giganti e strane rane che camminano erette sulle zampe posteriori e ti guardano diffidenti mentre passi loro davanti. Silvano ti spiega che il suo centro di addestramento si occupa di educare gli animali selvaggi alla convivenza pacifica. «Perché la pace sia con tutti noi, fratello!» Sei così interessato al discorso che inizi a immaginare il sapore di quelle bestiole cotte alla brace. «Soprattutto quelle rane, vediamo se continuano a guardarmi male!» Prima che Silvano si accorga dei tuoi pensieri affamati e poco pacifici, torni a concentrarti su di lui e noti che ha molti graffi sulle mani, braccia, piedi e persino il collo. Vuoi chiedergli informazioni sui graffi o non vuoi perdere tempo e torni a occuparti della missione? Vediamo quanto siete zabette. Gli chiedi dei graffi. Te ne vai. Votate. No, mi sa anche a me che non lo prenderete un doggo qui. Travel, vai, proviamo questa. Tropical Freeze. Ah, ma aspetta, io l'altra volta vi avevo messo la musica di Monkey Island. Che ci stava un botto bene. Vai. Ci sta bene la musica di Monkey. È perfetta. Cosa farà il nostro Prudenzio? Vediamo. Gli chiede dei graffi. Oh, ciao White Falcon! Grazie per i 4 mesi, White. Grazie mille per il supporto. Bentornato. Grazie, grazie. Chiedi dei graffi e Silvano ti guarda imbarazzato. Sto cercando di addomesticare un gatto, fratello. Una pausa. Tutte le creature di madre natura sono sante. Nessuno più di me può saperlo, eppure questo piccolo bastardello... Un sospiro. Sembra indemoniato. Trattieni una risata. Potresti rinunciare. Allarga gli occhi perplesso e inizia a scuotere la testa. Prima lentamente e poi in maniera sempre più decisa. Oh no! No, 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 fratello! Un druido non può... rabbrividisce. È escluso! Annuisci in senso di finta comprensione. Lui ti osserva e solleva un angolo della bocca in un sorriso per nulla promettente.
Però potresti adottarlo tu. Io? Certo! Sarebbe un ottimo compagno di avventure. Oh sì, ti prego, Pivello, dai retta a questo fattone. Il valoroso Prudenzio Guardapolli e il suo indomabile gattino. Tutti i tuoi avversari tremerebbero dalle risate. Vuoi adottare il gatto? Oppure no? Sembra un fattone? Ma dai. Avevo capito che fosse una persona assolutamente lucida. Non ho assolutamente cercato di interpretarlo come un fattone. Gattino. Gattino sì o gattino no? Chi vuole o non vuole un gattino? Io, broda. Grazie, Luke. Un gattino serial killer. Magari è fortissimo, non potete sapere. Magari è un gatto assassino. Pure la prossima partita RPG su Intel gioca un personaggio del genere. Beh, considerando che la prossima partita è la one shot di Bravely Default. Parola fattona su Bravely Default. Carisma, diglielo Etemu, carisma. Carisma. Esatto, The Last Doctor. Avete un alto carisma. Siete intelligenti con alto carisma. È un druido hippie, quindi effettivamente potrebbe essere una tigre siberiana in realtà. Un puma. Un panterozzo. Perché no? Oh. 74% di voi vuole adottare un gatto. Molto bene. Gatto sia. Non fa in tempo a dire di sì che Silvano è già corso dentro casa ed è tornato trasportando una gabbia con dentro il gattino più puccioso che tu abbia mai visto. Persino gli avventurieri rudi verrebbero conquistati da tanta dolcezza, figuriamoci tu. Ecciu! Hai starnutito? Ecciu! Ecciu! Che ti prende? Sono allergico ai gatti. Questa è la spada, eh? La solita spada maledetta, quando parlo sottovoce è la spada. Come fai a essere allergico ai gatti se sei dentro una spada? Ecciu! Tieni quel demone peloso lontano da me! Questo è Jack, fratello! Silvano apre la gabbia e il gatto salta giù e inizia a strusciarsi tra le tue caviglie. Ecciu! Vista la tua gentilezza, fratello, continua il druido, voglio regalarti anche questa pergamena che ho realizzato io stesso. Ti passa un rotolo. Serve per lanciare l'incantesimo di crescita vegetale dedicata ai funghi. I funghi non sono vegetali. Silvano si stringe nelle spalle. Che ti frega, fratello? L'importante è che funziona, no? E immagino di sì, rispondi esitante. Ecciu! Prendi la pergamena, ringrazi il druido e ti allontani. Jack è troppo piccolo per riuscire a stare al tuo passo, per cui lo prendi e lo infili nello zaino. Evremondo smette subito di starnutire. Non ti azzardare a farlo uscire da lì dentro. Aggiungi l'indomabile Jack e la pergamena di crescita vegetale per funghi alla tua scheda e torna alla mappa. Crescita vegetale di funghi. Guarda, una palla di pelo della Lily. How fun. Gattino Jack puccioso. Benissimo. Avete guadagnato un gatto e una pergamena. Dovete scegliere un altro posto dove andare ora. Tempio di Kappan, casa di Veriana. Piazza Mano di Pietra. Vediamo un po'. Casa di Veriana. Piazza Mano di Pietra. Tempio Kappan. Com'era l'altro? Antro di Madama Cassandra. Antro di Madama. Poi cosa abbiamo dove non siete andati? Il birrificio dei sette nani. Birrificio sette nani.
Ok. Votate. È una serata Hermes in cui vi faccio giocare ai libri game. Vi faccio giocare un po' di ruolo. Questa sera stiamo giocando a Cavol Quest. E interpretate un personaggio che si chiama... Prudenzio. Prudenzio, è vero. Mi veniva Gian... Perché Gian Pietro? Mi veniva Gian Pietro, non so perché. Prudenzio. Guardapolli. E siete una sorta di Guybrush avventuriero. Può essere che al tempio ci sia roba da prendere, o anche persone. Vi ricordo che state ancora cercando un possibile compagno o compagna per avviarvi in missione. Grazie, Niku. Sempre gentile. Mi piace leggere, è una cosa bella leggere. Stimola la mente, la fantasia e rilassa. Piazza Mano di Pietra e Piazza Sia al 50. Nell'angolo sud-est del rione del porto, al centro di una piazza squadrata, sorge la statua a bassezza naturale del conte Ernest Irmano di Pietra, primo nano a diventare generale e poi addirittura comandante supremo dell'esercito di Solis. Sebbene sia stata eretta solo per sviare le attenzioni delle politiche sfacciatamente pro-umani del re, la statua bronzea è diventata il centro gravitazionale della comunità nanica. Gli individui più alti di 1,20 m sono guardati con sospetto e quelli con le orecchie a punta ricevono occhiatacce molto eloquenti. Nessuno penserebbe mai di cercare un elfo in questa parte della capitale. Raggiungi Piazza Mano di Pietra e scorgi un nano bere birra appoggiato al celebre monumento. Nonostante l'aria scocciata ti sembra propenso a scambiare quattro chiacchiere. Ti avvicini e gli chiedi se conosce Florian Pino Selvaggio. Voi sapete molto bene adesso dov'è Florian. E ci faccio andare dopo. Lui sputa in terra un grumo di catarro e annuisce. Ahimè, lo conosco. Capisci che sarebbe meglio farsi gli affari propri e chiedere solo dove trovarlo, ma oggi hai imparato che gli avventurieri amano i pettegolezzi, quindi ti senti quasi in dovere di soddisfare la tua curiosità. Le ha fatto qualche sgarbo? Chiedi. Quello di nascere. Beve una lunga sorsata di birra e continua. È l'essere più arrogante che io abbia mai incontrato e ti assicuro che di spilungoni arroganti ne ho incontrati tanti. Non ti preoccupare, Pivello. Tutti gli elfi sono arroganti e odiosi. Il nano fa scorrere lo sguardo su di te, dal basso in alto. A proposito di spilungoni, perché mi chiedi di lui? Volete dirgli la verità o volete nascondergli il vostro vero obiettivo? Ovvero che state cercando di reclutare l'elfo? Verità? O mentite? Bugia. Verità o bugia? Votate. Recluti e magari muore in missione? Maybe. O magari morirete voi, di nuovo. Per un eccesso di vomito. Che bella morte. Onorevole. Sicuramente non finirete nel Ragnarok morendo di vomito. Si può morire soffocati nel proprio vomito? Sì, Breaking Bad insegna di sì. Oops, spoiler. Oh, Asimuth, mi spiace per la sessione saltata. Sai che spoiler oramai? Vero, vero. Ormai è troppo vecchio per essere spoiler, giusto. È spoiler senza contesto, infatti. Verità. Ah, sinceri, va bene. Ci piacete così, sinceri. Come la birra... Nanni Moretti. No, Nanni Moretti è un'altra cosa. Come la birra Moretti. Devo trovarlo e assoldarlo per la missione. Una missione lunga e pericolosa in cui magari potrebbe perdere la vita? Ti stringi nelle spalle. Immagino di sì. Allora ti aiuto ben volentieri, spilungone.
Beve un'altra sorsata di birra e si toglie con il dorso della mano la spuma rimastagli sui baffi e ti indica la locanda dietro di te. Sta sempre nella locanda a mangiare bistecche. Un elfo che mangia carne? Questa sì che è una novità. Il nano annuisce con disprezzo. Già, e si porta pure le sue dannate posate elfiche, come se noi nani non sapessimo fabbricare delle posate che tagliano bene. Mangiamo carne da quando Bern ci ha creati, ma lui si porta il suo dannatissimo coltellino e la sua dannatissima forchettina fatta da gente abituata a mangiare carote come i conigli. Un altro grumo di catarro finisce tra i suoi piedi. Dannatissimo elfo. Qualche consiglio su come convincerlo ad accettare di seguirmi in missione? Un cenno negativo con la testa. No, Spilungone, però se ti sfida pensaci bene prima di accettare. Quel tizio è un pozzo senza fondo, non lo sottovalutare. Sfida cosa? A chi mangia più veloce, ovviamente. Quel dannatissimo elfo non sa fare altro. Per Bern. Ora sono proprio curioso di conoscerlo. Ringrazi il nano e lo saluti. Bene, avete un'informazione in più. Le posatine elfiche hanno aiutato l'elfo. Cosa potete fare per bloccare queste posatine elfiche? Tempio di Kappan. Casa di Veriana. Antro di Madama qualcosa, Cassandra. Poi, birrificio sette nani. Mercato nord, mercato sud-est, mercato sud-ovest. Allora, intanto facciamo mercato nord, uno alla volta. E mercato nord sia. Sì, la prima volta eravate andati subito all'obiettivo. E infatti avete perso, quindi adesso vi faccio fare un giro bello largo e poi vi mando all'obiettivo. Ciao Gabbo, grazie per la serata. Buonanotte. Eh no, un elfo non può sempre mangiare pan di via, giustamente. Gavisco elfico. No, non vi ho riportato ancora alla taverna. Prima, no, perché in questo momento non avete molti modi per battere l'elfo, quindi vi faccio fare un giro un po' più largo prima. Sì, vi faccio esplorare. Più che altro perché se vi metto la taverna, come minimo ci andate subito sparati, quindi per il momento non ve la metto, vi faccio girare in tondo. Cercate di trovare cose che vi possano aiutare nel mangiare questa bistecca. Intanto ci avete guadagnato un gattino e una pergamena per la crescita dei funghi. Cosa mai potrebbe andare storto? Birrificio sette nani. Beh, birrificio sia. Nel rione del porto c'è una strada diventata celebre in tutta Nerdasia. Inizia nella piazza del mercato e prosegue verso nord-ovest, fino al margine superiore del quartiere. Ospita le botteghe dei migliori mastri birrai del regno ed è impregnata del profumo di malto d'orzo che aleggia denso a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ha un nome ufficiale, il nome deciso dal primo siniscalco di Aurora ai tempi della sua fondazione, ma da oltre due secoli è semplicemente chiamata la Via del Luppolo. Il birrificio dei Sette Nani è all'estremo nord di questa strada. Un edificio di legno alto 6 metri, con tetto a volta ed enormi botti a occuparne quasi l'intero spazio. È gestito da sette fratelli che, secondo quanto narra la leggenda, hanno rifiutato di diventare minatori, come era tradizione del loro clan, e hanno dedicato la vita alla fermentazione della bevanda alcolica. Ogni birrificio della Via del Luppolo ha una sua leggenda e parte del fascino del quartiere. Arrivi nel luogo e vieni accolto da un nano sorridente che si presenta come Dasir Piccone Preciso, meglio noto come Preambolo. È uno dei fondatori e si occupa di accogliere i visitatori e di descrivere loro le straordinarie qualità della birra sette nani. Salve, lo saluti. Io sono Prudenzio Guardapolli. Un nome su cui è meglio berci sopra, esclama dandoti una pacca sulla spalla. Hai un nome tanto ridicolo che perfino un nano che si fa chiamare Preambolo lo trova divertente. Te ne rendi conto? Mi sono appena iscritto alla gilda di Corbiniano, prosegui senza badare a Evremondo, e mi hanno detto che... Hai diritto ad un assaggio gratuito della nostra birra. Esatto, conclude lui con un sorriso. Prima però lasciami chiedere una cosa. Cosa fai? Cosa sai della fermentazione del malto d'orzo? Anzi, vista la musica,
cosa sai della fermentazione del malto d'orzo? Se avete capito la cheat, siete persone di cultura. Mai soprannome fu più azzeccato. Prima di farti anche solo annusare uno dei loro prodotti, Preambolo ti descrive tutto il processo produttivo, dalla coltivazione dei cereali che seminiamo solo nelle terre di Reino d'Oca, all'introduzione degli ingredienti aromatici, il cui elenco è un segreto di famiglia, fino alla fermentazione e all'imbottigliamento di cui solo mio fratello Turacciolo ha il permesso di occuparsi. Un lungo e infinito discorso di oltre 2 ore che quasi ti fa desiderare di essere astemio. Più di una volta sei tentato di andartene o quantomeno di interrompere il monologo con una scusa qualunque, ma l'educazione cui sei stato cresciuto ti impedisce di farlo. Con cui sei stato cresciuto. Con somma indignazione di Evremondo che minaccia di trasformare tutta la birra in acqua se sente nominare ancora la parola luppolo. Bene, conclude Preambolo battendo le mani. Ora che hai una panoramica completa dei nostri prodotti, se vuoi possiamo passare all'assaggio, che ne dici? Vuoi rispondere «si è fatto tardi, mi dispiace, alla prossima» o vuoi rispondere «certo, ho proprio bisogno di una birra»? Scemotto che si è fatto chiudere in una bara. Ma come? Ma stai parlando delle assicurazioni di Stan? Vendita di bare a peso morto. No, stavo pensando un'altra cosa. Ah sì. No, grazie. Addio. Sì, buona la birra. Cosa rispondete? Stan è il personaggio più bello di Monkey Island. La best. Vuoi comprare una bara? Vuoi provare una bara? Abbiamo solo le migliori bare di tutta Melee Island. Ti ho fatto riflettere con questa cosa di Stan? Sì, addirittura? Tipo? Rinunci alla bara? Cioè birra? La sua giacca a scacchi è meravigliosa. Io prima o poi sogno di avere una giacca a scacchi come quella di Stan. Sì, guardatelo lì, col sito dei dadi che rollano con l'animazione. Ci ho messo un po' per trovarlo. Yes, Army. Best character. Non puoi opporti a Stan. A 12 in carisma. Buona la birra. Ok. 12 in carisma con un D10, volevo dire, ovviamente. Ha fatto 12 di carisma su un D10. Quindi, certo, ho proprio bisogno di una birra. Che meraviglia questa musica di organetto. Certo, ho proprio bisogno di una birra. No, no, ma che diavolo stai facendo? Scappa da qui, scappa! Preambolo ti chiede di aspettare un momento e si allontana a parlottare con un altro nano, di sicuro uno dei suoi tanti fratelli. Sei troppo distante per sentire quello che dicono, però osservando la gestualità dei due, capisci che c'è qualche problema e che il nuovo arrivato si sta prendendo un bel cazziatone. Preambolo torna da te e scuote la testa dispiaciuto. Sono costernato, ma abbiamo finito i boccali autoraffreddanti, per cui non posso offrirti l'assaggio gratuito che ti spetta. E ti pareva? Va benissimo, anche un boccale normale. Non è un problema. Il nano ti guarda esterrefatto. Nella sua espressione noti distintamente stupore, indignazione e anche un pizzico di disgusto. La nostra birra, risponde in tono serio. Così come ogni altra birra, deve essere bevuta soltanto fredda. No, tranquillo, continui ostinato. A me piace a temperatura ambiente. Ora il disgusto è tanto, non hai dubbi. Umani, sbotta lui. Come fate a bere la birra calda? Non ho detto calda. Solo assaporandola fredda si possono gustare tutte le sfumature della fermentazione. Senza dimenticare che fredda va giù meglio. Stai per scusarti per l'eresia appena pronunciata quando il nano, rimproverato poco prima, si avvicina e propone titubante. Potremmo usare la Biancaneve. Il volto di Preambolo diventa rosso. Una vena inizia a pulsargli sulla fronte. Ti ho già detto di no, formulo! Urla suo fratello.
Non profaneremo la nostra birra con quella dannata polverina. È talmente arrabbiato che se ne va senza salutarti. Il nano rimasto ti guarda. Mi scuso per l'accaduto, non avrei dovuto suggerire... La voce gli muore per l'imbarazzo. Che cos'è questa Biancaneve? Chiedi curioso. L'altro sospira abbattuto. È una polvere di mia invenzione. Riesce a raffreddare qualsiasi liquido in pochi istanti. Una pausa. Però mio fratello ha ragione, la birra è sacra. A me sembra una splendida invenzione. Un sorriso spunta all'improvviso sul suo volto. Dici sul serio? Certo, menti. Allora aspetta. Si fruga veloce nelle tasche ed estrae una bustina piena di una polvere candida. Eccotene una dose di regalo. Ti stringi nelle spalle senza capire tanta gentilezza improvvisa. Sei un avventuriero, giusto? Falla vedere a qualche mago e di loro che l'ho creata io. Magari posso venderne la formula e diventare ricco. Evremondo scoppia a ridere e tu devi sforzarti molto per non lasciarti coinvolgere dall'ilarità. Afferri la bustina, e lo farò sicuramente, e ti allontani da lì, molto più assetato di quando sei arrivato. Aggiungi la bustina di Biancaneve alla tua scheda. Biancaneve. Quindi, riassumendo la sessione di questa sera, siete morti vomitando, riuscite a portare con voi in quest'altra seconda, chiamiamola sessione, la spada difettosa, il sospensorio, la pergamena di crescita dei funghi, il gattino Jack super puccioso e Biancaneve. Cosa potrebbe mai andare storto? Lunedì prossimo lo scoprirete nella prossima RPG Night. Quindi vedremo. Lunedì prossimo vi faccio avvicinare alla locanda e vedremo se con la Biancaneve riuscirete a sconfiggere il famoso elfo. No, allora avete vomitato. Non siete morti, ma avete vomitato. Molto, moltissimo.